Buonasera e bentrovati con la pagina sportiva. Si è conclusa da poco la partita tra Arezzo e Tiferno Lerchi. Siamo in grado di farvi vedere i gol che hanno caratterizzato questa partita, che ha sancito il successo sofferto dell'Arezzo contro la formazione Tifernati. Il vantaggio amaranto al nono minuto con l'ex di turno Calderini, che ha stabilito un primato. Infatti Calderini nella partita di andata segnò ma con la maglia dei Tifernati. Questo il raddoppio di Cutolo al tredicesimo, una straordinaria punizione che ci ha fatto rivivere vecchie emozioni, visto che Cutolo è un vero e proprio specialista di questo tipo di esecuzione. Merita il replay, nulla da fare per l'estremo difensore Guerri. Sembrava una partita in discesa per l'Arezzo, invece da quel momento è cresciuta la formazione di Machi, che è riuscita a accorciare le distanze con questo colpo di testa di Terzini, ex difensore già conosciuto per aver giocato molto tempo a Sansepolcro, poi a Trestia. Terzini che poi è andato ad abbracciare la sua panchina dedicando il gol della vittoria al vicepresidente Guerri, scomparso in queste ore. Nel complesso utili i 3 punti conquistati dalla formazione amaranto, da rivedere il gioco, anche perché sicuramente un risultato bugiardo. La formazione altitiberina sicuramente avrebbe meritato qualcosa in più, ma sono 2 punti importanti anche nella prospettiva dei risultati di oggi che andiamo a leggere insieme. Perché la sconfitta del San Donato Tavernelle a Cascina è clamorosa, mentre il Poggibonsi si è approfittato di questo andando a vincere 2-0 a Foligno, ma soprattutto la vittoria della Pianese a Gavorrano contro il Follonica Gavorrano per 2-1 riapre i giochi per il terzo posto. Questi gli altri risultati: Montespaccato Scandici 1-1, Rieti Cannara 2-1, San Giovannese Pro Livorno 1-1, Trestina Flaminia 1-1, Unipomezia Lornano 1-1, infine Arezzo Tiferno Lerchi 2-1. Questa è la classifica: San Donato 60, Poggibonsi 58, Follonica Arezzo 48, Lornano 43, Sporting Trestina 42, Pianese 40, Tiferno 39, Flaminia e Montespaccato 34, Scandici 33, San Giovannese 28, Foligno Unipomezia 27, Cascina e Rieti 24, Cannara 18, e chiude la Pro Livorno con 14 punti. Naturalmente della partita Arezzo Tiferno Lerchi con il servizio e le interviste vi diamo appuntamento alle nostre prossime edizioni, a iniziare dalla TG Flash di domani alle 14. Parliamo allora del pareggio deludente della San Giovannese con la Cenerentola del campionato, la Pro Livorno. Evidentemente la squadra azzurra ha dato molto domenica scorsa nel derby con l'Arezzo e oggi è apparsa molto scarica al servizio di Alessandro Forni. Mister Firicano conferma in blocco l'11 che ha fermato l'Arezzo sul pari in trasferta, con la sola eccezione obbligata per la squalifica di Capitan Rossetti, sostituito da Milani al centro della difesa. Di fronte alla Pro Livorno, sconfitta all'andata, anch'essa con variazioni minime rispetto al match di 3 giorni fa contro il Montespaccato, solo Salemmo per Solimano nei titolari, Fancelli nel reparto arretrato va al centro. Silenzio doveroso e rispettoso nel minuto di raccoglimento in memoria di Giovanni Costner, poi via agli ordini del signor Bonci di Pesaro. 1 minuto sul cronometro e mischia in area la Bronica con 4 tentativi a ripetizione della Sangio, sempre senza esito vincente. Dopo le risposte del muro difensivo ospite, l'incornata finale di Bellini è sul fondo. 120 secondi e sulla punizione da sinistra Milani anticipa tutti di testa, la traversa ferma al Marzocco. La debordante partenza dei padroni di casa trova attuazione al 5° minuto. Salemmo stende Bellini in aria e calcio di rigore dal dischetto Polo, angolo a sufficienza per rendere inutile l'intuizione di Blundo, 1-0. Ma la Pro Livorno non ci sta, crea brividi al pubblico non per il freddo ma per l'imprecisa deviazione sotto misura di Bertini sul secondo montante dalla punizione di Tartaglione. Il ritmo è notevole con il campo reso scivoloso dalla pioggia che aiuta verso il finale di frazione. In un altro giro di lancette il taccuino segna in ordine la conclusione dal limite di Accamadù, che non scende abbastanza. La prima intenzione da parte opposta dell'ex di turno Camarlinghi, controllata da Cipriani fino al fallo di fondo, è una rovesciata spettacolare del numero 9 del Marzocco, che non inquadra lo specchio ma strappa applausi per l'elevato coefficiente
tecnico. Nel minuto di recupero ecco però il secondo penalty di giornata, stavolta a favore livornese per fallo di Akamadou su Rossi. Dagli 11 metri Bachini è implacabile, spiazza Cipriani per il pari. Tema tattico non dissimile ad inizio ripresa, però Polo sotto porta fa velo per un compagno che non c'è, l'azione quindi sfuma. La nuova ricerca del vantaggio porta la San Giovannese alla botta di controbalzo di Sacchini oltre il legno trasversale. Dentro anche Calosi per i padroni di casa, ma occhio alle ripartenze. Rossi è lanciato in campo aperto con il portiere saltato sulla linea Migliorini, è strepitoso a evitare la capitolazione e quindi sull'altro errore macroscopico del subentrato Casalini cala il sipario sul match dopo 4 minuti di recupero, un match per il quale un punto a testa serve onestamente poco a entrambe le contendenti. E sentiamo adesso le reazioni di mister Firicano al termine della partita. Occhio arrabbiato insomma mentre veniva qua, motivi che ci può spiegare? I motivi semplici, perché quando io al 90esimo della partita, 95esimo della partita di Arezzo, ho detto sto pensando alla partita con la Pro Livorno, oggi tutti avete capito perché, mi dicevano ma come? Ve lo dico mercoledì e puntualmente, non perché io sia un preveggente, ma perché un po' di esperienza, ormai sono abbastanza grandino per averne viste tante e sapevo che questa partita poteva essere non complicata, quasi drammatica a un certo punto. Anzi, alla fine c'è da essere anche soddisfatti del punto che probabilmente ci ha fatto raggiungere il Foligno, credo, e quindi alla fine addirittura superato. Alla fine questo pareggio lo accetto. Poi dopo, se andiamo ad analizzare la prova, sono venuti fuori i limiti di una squadra che caratterialmente ha sofferto la pressione di quel gol subito al 45esimo. Io già avevo visto nello spogliatoio quelle facce da chi ha ricevuto un cazzotto e che difficilmente si sarebbe ripreso, ed è stato così. E poi il secondo tempo è stata una sofferenza e dobbiamo anche ringraziare che loro sono stati imprecisi, perché onestamente hanno avuto 3 o 4 situazioni davanti col portiere, potevano far gol, noi invece abbiamo fatto confusione, abbiamo passato la palla sempre agli altri, abbiamo dimostrato che la qualità in questa gara non è pervenuta, passaggi sempre a loro, quindi contropiedi, ripartenze, occasioni poche, confuse direi, con tanti calci ad angolo ma ancora non in grado di sfruttarli, quindi... E parliamo adesso, torniamo a parlare di vicende, di cose Amaranto, perché questa mattina si è svolta una conferenza stampa di Orgoglio Amaranto. Il 25% dell'importo totale dovrà essere versato ad aprile, la restante parte entro la fine dell'anno. L'assemblea dei soci di Orgoglio Amaranto ha espresso alla unanimità il proprio sì per la sottoscrizione dell'aumento di capitale. C'è il sì verso la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte anche di Orgoglio Amaranto, e quanto è stato deliberato all'unanimità dall'ultima assemblea dei soci si va verso dunque anche la sottoscrizione delle quote. Sì, assolutamente, come ho spiegato in conferenza stampa ci sono stati vari step. Il primo fondamentalmente è quello che noi come soci di un 1% siamo stati chiamati in un'assemblea straordinaria per vari ordini del giorno, tra i quali quelli di deliberare sull'aumento di capitale che la società di maggioranza ha proposto fino a 3 milioni, e in quella fase, come noi abbiamo già comunicato, Orgoglio Amaranto si era astenuto, quindi abbiamo indetto velocemente tempestivamente un'assemblea dove c'è stata una grossa partecipazione e questo ci ha fatto un sacco piacere. Abbiamo spiegato i tecnicismi e tutto quello che avrebbe comportato la sottoscrizione di un aumento di capitale per la nostra quota dell'1%, quindi vabbè, poi i calcoli sono abbastanza semplici: con 3 milioni di euro noi avremmo poi dopo sottoscritto per l'intero, se volevamo mantenere l'1%, 30.000 euro, con appunto gli step che abbiamo spiegato e abbiamo anche ridetto adesso, che entro 60 giorni dovremo sottoscriverlo dal 23 febbraio come data di partenza, quindi dovrebbe venire il 24 aprile il termine ultimo, dove dovremo versare il 25% e poi il 75% quando l'organo amministrativo lo richiederà. L'amministrazione comunale sposa in pieno la decisione del comitato di sottoscrivere l'aumento di capitale, un'azione questa insieme alla ripartenza degli eventi
promossi da Orgoglio Amaranto che, come sottolinea l'assessore allo sport Scapecchi, dovrà poi essere sostenuta dai risultati della squadra. Sappiamo che il campionato di quest'anno chiaramente purtroppo è ampiamente compromesso per il primo posto, però nutriamo la speranza di poter tornare nel professionismo fin dal prossimo campionato attraverso il ripescaggio. In chiusura un flash di basket, il presidente della SBA Mauro Castelli non nasconde la sua soddisfazione per i risultati e le prestazioni della squadra in questo finale di stagione. Diciamo che dopo la partita di Castel Fiorentino, dove abbiamo toccato il fondo come atteggiamento, c'è stato direttamente un cambio di passo da parte di tutta la squadra, da parte di tutti, diciamo, e insomma adesso stiamo giocando veramente bene e è anche migliorato l'attacco rispetto alla difesa, che sapevamo era già il nostro punto di forza. Ecco, la qualità del gioco è eccellente, abbiamo visto soprattutto nel derby di San Giovanni veramente una partita spettacolare sotto tutti i profili. Sì, sì, anche i giochi vengono meglio, questo penso che dipenda anche un po' dalla serenità, di quando giochi con serenità, no? Le cose ti vengono sempre meglio, però diciamo che insomma i ragazzi hanno fatto un gran salto di qualità, fino a pensare che qualcuno vorrebbe evitare la nostra squadra ai play-off. Adesso l'obiettivo qual è? Ma l'obiettivo societario era quello, come abbiamo sempre detto, di salvarsi il prima possibile, è stato fatto già da due partite fa, adesso diciamo che se dovessimo scegliere preferiremmo rimanere sul quinto o sesto posto, però questo ancora è troppo presto per dirlo. E buone notizie arrivano dal settore giovanile? Sì, guarda, è una grande soddisfazione, l'Under 19 eccellenza, quindi la massima categoria delle giovanili, anche questa volta siamo riusciti a entrare nelle migliori quattro di tutta la Toscana, questo con la vittoria di ieri sera di Pistoia e anche di 20 punti, quindi una bella vittoria ci permetterà di passare, diciamo, alla seconda fase, dove sarà difficile sicuramente, però vediamo dove si può arrivare. Insomma, la differenza sta nel fatto che i nostri sono tutti ragazzi di Arezzo e invece ci sono società sportive che ovviamente fanno reclutamento da tutta Italia. Bene, si conclude qui il nostro TG Sport di questa sera per lasciare spazio proprio alla telecronaca indifferita di Andrea Laurentini di Arezzo Tiferno Lerchi. Ricordo il risultato perché la partita si è conclusa da poco. L'Arezzo ha battuto 2-1 la formazione Alto Tiberina biancorossa grazie alle reti di Calderini e Cutolo. La rete per la formazione ospite è stata segnata da Terzini. È tutto con lo sport di oggi. Grazie per l'attenzione e appuntamento a domani.